ti guardo veramente in maniera così un po' emozionato, perché sei sempre più bella, cara donna quadro, sei veramente colei che accompagna. Adesso la smetterà di guardare. E perché non posso guardarla? No, no, lei deve guardare da questa parte. Va non bene. Cominciamo okay, qui. Ok, va bene. Pazienza, che si devo fare? Ma la donna quadro di questa settimana è bellissima. Va bene, siamo pronti per i nostri ospiti? Il nostro secondo ospite, giusto? Ci vogliono le brie, quindi lascio a lei l'incombenza. Grazie, grazie signora Yolanda. Bene, pronta a ricevere la prossima insomma, presenza qui all'interno di Scusi Lei Che Prende. Hanno grinta e determinazione. Sono sarcastici e mai offensivi, sono vibranti ma mai esagerati, sono diretti ma spesso sbagliano la mira e fanno sorridere. Sì, parlo al plurale perché a Scusi Lei Che Prende, in questa puntata il personaggio maschile si sdoppia e diventano due personaggi maschili, uniti per ragione di lavoro ma amici da sempre. Questa settimana a Scusi Lei Che Prende, Diego Strano e Salvo D'Antone, ovvero il duo di coppe. Squilla la porta. Sì, accomodatevi. Accomodatevi. Ma dove siamo? Mi spiegate che. Ma perché siete entrate con la valigia, scusa? Scusi, lei è chi indirizzi? Volete venire ospiti in trasmissione? Non eri su quando andiamo a stare? No. Quanto va a stare? Ma una mezz'oretta, mica è tutta la giornata. Ecco, perfetto, ora guarda. Ci pensa lei, signorina? Ecco, lasciate le valigie. Accomodatevi. Ah, bene. Possiamo darci del tu? Sì, possiamo darci del tu. Va bene, piacere, grazie. Diego Strano e Salvo D'Antone, lui è Salvo. Il duo, sì lo so che è lui, non guardate la donna quadro. È la donna quadro? Allora ragazzi, la sto squadrando. Ragazzi, allora non fatemi comici questa sera, non fatemi comici, perché dovete essere delle persone serie, perché finalmente il pubblico a casa cercherà di capire cosa siete al di là, insomma, della battuta veloce. E speriamo che non lo capisca bene. Ok, allora subito la prima domanda. L'evento che vi ha cambiato la vita. Mi metto qui al centro e cerco di capire a questo punto l'evento che ha cambiato la vita a Diego e l'evento che ha cambiato la vita al nostro Salvo. Tenendo presente che avete all'incirca 25 minuti, mi raccomando, comincia tu. Vai, forza. Allora, l'evento perché che ti ha cambiato... Perché sennò poi copia, capito? Copia. Ah, poi copia. Allora, l'evento che ci ha cambiato la vita quando ci sono incontrati, ovviamente, no? Molti anni fa. Sì. E da lì poi è una cosa che... È stato un amore a prima vista. Sì, è vero. Quindi prima svista. Quindi l'evento importante è stato quello quando hai incontrato lui. Sì. Benissimo. L'evento importante a livello professionale che ha cambiato anche la nostra vita sicuramente è stato quello. Poi credo che umanamente... Ma attenzione ragazzi, non pensate soltanto in prospettiva lavorativa. Esatto. Può essere anche un fattore personale, esatto. Qualche altro evento che vi abbia cambiato la vita. L'evento . Importante è stato, difatti, stavo dicendo professionalmente l'incontro con Salvo. Sì. Umanamente, quel giorno in cui decisi di lasciare il teatro. Sì, perché fu una scelta importante, una scelta di campo, come si dice, perché lasciai completamente il teatro per trasferirmi in un'altra città e per andare a vivere in una città diversa e fare un mestiere diverso, che non sarebbe stato più quello dell'attore, ma mi sarei messo in gioco. E fortunatamente questo gioco, perché io devo essere sincero, sono stato fortunato evidentemente in alcuni giochi che ho fatto nella vita, mi è riuscito, ha funzionato e mi ha cambiato la vita. Quindi a lui il momento che ti ha incontrato, a te il momento in cui insomma hai deciso di lasciare il teatro e fare altre cose. Sì. Cari ragazzi, cari amici, perché siamo anche amici, lo possiamo dire, sì. Vi voglio fare una domanda un po' particolare. Questa domanda dice, vi affascinano le storie di vampiri? Attenzione, rispondete singolarmente. I vampiri, quelli con i denti lunghi, Salvo, i vampiri. Vi affascinano le storie? Bravo, esatto. Ma no, non mi sembra molto, non più di tanto. Lui è per i film sentimentali, sentimentale. Scusa, ma è lui che deve rispondere. Allora, Salvo, non ti piacciono i vampiri? No, non tanto... Quella tipologia di filmografia non... Non tanto li seguo. Non ti affascina. E che mangia molto aglio. Abbiamo capito invece che a te sì, secondo me. A me da morire. Da morire, ero sicuro. A me i film di vampiri mi fanno ribollire il sangue. Per forza.
Va bene, ok, adesso tutto l'orrore. Eccola qua. Questa battutaccia pessima. Allora, questa parte della trasmissione. Signora Yolanda, si può scatenare perché non c'è. Si può scatenare. Va bene, via. Io non mi interessa sapere se siete ammogliati, scapoli. La domanda è quella. Quanto riuscite a beccare da quando avete un po' di popolarità? Questa è una domanda cattivella perché questi sono tutti e due sposati. Io non so se mia moglie sta prendendo. Non so, dov'è? Vabbè, dov'è? Secondo me hai cambiato tu la sintonizzazione così non potevo. Rispondete a questa domanda della signora Yolanda. Gli ho cancellato. Grazie Yolanda, grazie. Sono un'amica. Grazie. Ho detto prima. No, questa è la tua. Vedi io che becco, sullo coppiligno della moglie. Appena guardo e poi non guardo. Però becco. No. Fedelissimo, quindi non mi interessa. Poi no. Sposavo da poco, quindi ancora bene. E invece tu? Beh, Ettore, è normale che io sono una persona fedele, ma non perché è giusto dirlo. Sì. Ma realmente sì, la notorietà necessariamente. È facile, insomma, avere. Necessariamente, ma sai perché? Perché la visibilità comunque da un sorriso, da un autografo, da una parola, da una battuta, possono nascere mille cose. Poi sta a te farle o non farle nascere. Io devo dire che al momento sono talmente innamorato di mia figlia e di mia moglie che però non mi sono... piace secondo me avere qualche fan ti senti desiderato, molto carina, ti secondo me si sono organizzati bene, attenzione, perché si sono organizzati. Non sono soddisfatta, devo tornare con qualcosa di più friccicolino. Grazie signora Yolanda, ci vediamo dopo. Ci ha quasi beccato Yolanda. È andata maluccia. Allora ragazzi, siete pronti per la terza domanda? L'anno 2004, dalle ortecchie. Attenzione che io giro, faccio no, io ero no, 4. Una cena perfetta e costosa fa gola anche in questo tempo di crisi? Stavolta inizia lui a rispondere, se no va a fine che poi dice che sei sempre tu che copi. Non l'ho capito. In poche parole, la in cena. Questo periodo di grande crisi fa ancora gola, insomma, una cena perfetta, costosa, insomma, siete pronti a fare questa pazzia, coscienti che insomma la crisi vi porta a pensarci su, no? A dire, una cena. Sì. Parto da un presupposto che... In realtà il costoso è sempre esistito, la crisi è sempre esistita, che poi si è sviluppata in maniera più o meno furente, in questo momento per esempio si abbatte in maniera furente su di noi. Però credo drammatica, che se si decide, direi. Quasi drammatica, esatto. Però io credo che se si decide di andare a trascorrere con qualcuno, perché io non andrei mai a cenare da solo o addirittura a fare una cena di gala da solo, ma se si decide di andare a fare una cena con la persona giusta, che può essere appunto il mio socio, o mia moglie, o la nostra famiglia, o anche noi che siamo amici, e potremmo dire sì, perché noi viviamo, lavoriamo, guadagniamo per fare anche quello, sono le piccole cose che il signor, posso fare il nome? Quindi fa gola. Il signor primo ministro non ci potrà togliere mai. È anche vero questo. E poi con la buona compagnia magari in una mutatella. Certo, è vero. Che non è poi tanto costoso però. Che non è costoso, ma sta aumentando, il maiale è in rialzo. Salvo, sì. Allora, lui è pronto a fare questa pazzia, quindi dire... Ma guarda Ettore, io la penso proprio come lui. Su questo. Lo stai copiando allora? No, la penso veramente proprio come lui. Insomma, la pazzia la si può fare. Sì, il panino con la mortadella mi piace. La si deve fare. Ma sì, ogni tanto diamo un calcio alla crisi e facciamo questa pazzia. Mentre invece io farei tante pazzie per la nostra donna quadro, splendida accompagnatrice della nostra immagine qui nella trasmissione Scusi lei che prende, che adesso si ferma, rientreremo tra pochissimo dopo la pubblicità per continuare a raccontare la figura di Diego e Salvo, ovvero il due di coppe. A tra poco. Rientrati per continuare la puntata di Scusi lei che prende, siamo nella seconda mezz'ora con l'ospite maschile che per l'occasione si è sdoppiato, sono due gli ospiti che sono venuti a trovarci nel salotto della nostra trasmissione, ovvero Diego Strano e Salvo D'Antone, il duo di coppe, gruppo comico che non stiamo qui a raccontare perché insomma hanno avuto, devo dire, nell'ultimo anno tantissima visibilità e tantissimo successo. Proseguiamo con la quarta domanda, le domande sono 7, quindi ancora c'è tempo per rilassarsi del tutto. Poi farò io una domanda a te però. Va bene, anch'io. Tra l'altro tra poco arriverà come al solito la presenza del bar Androne all'interno della nostra trasmissione che vi darà modo di stare un po' più tranquilli sorseggiando un aperitivo analcolico perché noi non vogliamo ubriacare. Per un aperitivo. Allora, cose che cercate con insistenza su YouTube? Allora, no.
No, ragazzi, siamo in fascia protetta, non esagerare. Non lo puoi dire. Allora, iniziamo con Diego. Cosa cerchi? Perché? Poi lui copia. No, non copia. No, non posso copia, condividere, non ma non copia. No, perché lui già ha deciso di dire delle cose ben precise su quello che cerca su YouTube. Io cerco... Allora, tu cosa cerchi su YouTube? In realtà su YouTube io cerco... Siamo in fascia protetta, stiamo attenti. Tantissimi video dei comici del passato, perché se... Bravo, come, bravo. Per come ci siamo imposti noi di fare comicità... Nuova comicità, devi necessariamente confrontarti col passato e studiare non per, anche e non, il passato. Esattamente, non per copiare il passato, ma assolutamente per proporre qualcosa di diverso dal passato. Poi sono convintissimo, è una cosa che ci piace fare, fare l'omaggio all'artista, quindi rifacendo in alcuni dei nostri sketch un riferimento neanche tanto velato a un grande del passato, ma che sono solamente dei riferimenti, quindi diciamo che YouTube... scoprire il vecchio per fare, per creare il nuovo. Diciamo che YouTube ha fatto tantissimo, perché ha fatto riscoprire veramente tantissimi personaggi che erano andati un pochettino nel dimenticatoio, sì. E quindi è stato più facile riscoprire dei testi e capire anche come si muovevano negli anni 60, negli anni 70, che comunque vivevano un periodo d'oro. Certo, la Vai Spettacolo, parliamo degli anni 20, c'è poco reperto, però molti artisti, soprattutto quelli degli anni 50 e degli anni 60, basavano la loro comicità proprio nella Vai Spettacolo. Esatto. Va bene, abbiamo capito. Quindi cerchi soprattutto tu di pescare qualcosa che insomma appartiene alla tua sfera lavorativa. Esatto. Mentre invece il retaggio. Anche a me piace cercare sempre questi video vecchi, Noschese, Franco Franchi, sti proprio vecchi. Anche dal lato musicale comunque mi piace molto cercare video musicali del passato. Quindi insomma la voglia matta di ritornare sempre indietro nel tempo. Succede. Scoprire il passato per scrivere il futuro. Abbiamo sbagliato. Noi dovevamo fare questa intervista separati, perché qui si copiano e lui quello e lui quello. Non va bene. Ora gli offriamo qualcosa alla paprika. Vediamo se cambieranno. Prego, ok, eccolo qua il nostro, la nostra Elisabetta. Elisabetta del Bar Androne, di Androne a Catania. Ti aspettavamo, Elisabetta. Quello vuoi, l'ombrellino? 9 a Catania. Mi raccomando, non aperto, Elisabetta. Lo apro io. Oh, grazie. Me la apro io la palla, grazie. Elisabetta. Insomma così garbatamente ha portato bene, grazie. Mi raccomando, copi, perché copi. Grazie Elisabetta. Allora vi ricordo il Bar Androne in via Androne 79 a Catania, che è un partner appunto di Scusi Lei Che Prende. Signora, adesso che si sono ubriacati, signora Yolanda, secondo me la domanda un po' più piccante la possiamo fare. Sì, adesso ci possiamo sbizzarrire. Stanno facendo i comici. Vabbè, vai. No, vabbè, questa non è piccante. Allora, non mi dite di no. Voi sicuramente litigherete, eppure spesso. Qual è il motivo per cui litigate? Non mi dite no, Gen. Come fa a saperlo? E vi conosco. Ah, beh, ho la patatina, non posso parlare. Se non c'è litigio... Ok, adesso risponde prima lui, perché non, cioè, non, non se c'è non la c'è costruzione, litigio, non c'è la costruzione. Non c'è costruzione. Qual è allora, il motivo prego, prego. Per cui principalmente... Beh, noi litighiamo per le scelte importanti. Testi da sì, portare... Sì, sì, per le scelte su cosa fare, magari, piccole... Però litighiamo, sì. Ma poi alla fine chi, insomma, chi la vince? Solo per quello litigate? Lui. Impone la sua personalità. Si impunta, bravo, si impunta violentemente, quasi violente. No, allora, chi è stato in passato, tutti i grandi consigli che ci hanno dato, compreso quelli là che poi hanno dato i Natali al nostro nome, il duo di coppe, no? Dice, dovete essere modesti, te lo sto imitando chi è stato. Sì, lo so. E allora dovete essere modesti, più modesto del duo di coppe non c'è, non esiste. Non so più. E allora ci hanno detto che tutte le grandi coppie comiche del passato litigavano, si tiravano i capelli e discutevano animatamente, sempre non si salutavano. E allora noi dissimo, Savo, ma madre, perché andiamo sempre d'accordo? Acchiappamine! E avete fatto bene. E da quando poi... litighiamo stiamo producendo le cose migliori. Bene, bravi. Complimenti, bravi, socio. Grazie. Ora finisce. Magari fatevela qui una bella litigata. Fatevela qui la litigata, infatti. Abbiamo... Ok, no, vino no, guaccio. No, vino non sto guaccio. Grazie, signora Yolanda, dopo. Ragazzi, questo quadro non è in vendita. È un quadro così, un po' effimero, un po'... Un nucatauri. Ettore, sto guaccio. Quindi il comandante Schettino, anche, che un po', ha un po' di schettinesco, ha un po' di schettinesco. Non parlate male del mio scenografo che ha realizzato questo Salvo Campo. Ha realizzato questo salotto dove voi tanta serenità state insomma vivendo un'intervista. Allora, attenzione, perché vi devo fare la prossima domanda, che forse un po' si avvicina effettivamente al vostro lavoro. Voi dove volete arrivare?
Io a casa appena tenete. No, dopo. Dopo, sì. Dopo. Dove volete arrivare? Cioè, non si parla di carriera, Salvo, non si parla solo di carriera, o perlomeno artistica, glieli spiego, glieli traduco. Sì. Dove vuoi arrivare, Salvo? Ad avere i capelli? Impossibile. Impossibile. Mm. Dove vuoi arrivare? Ma io non ho un punto dove arrivare, Ettore. No. Mi interessa vivere la vita tranquilla, sia artistica che familiare. Insomma, non hai un obiettivo di diventare una star della televisione, della comicità mondiale, no? No, vivere tranquillamente, meno problemi possibili, questo. Comunque guarda che è una scelta importante e serena, mi piace, io perché, sai, ti dico questo, perché sono sicuro che lui adesso dirà l'opposto. Alla giornata come si dice. Invece tu dove vuoi arrivare, conoscendoti? I motivi dei nostri litigi sono spesso questi, perché lui sembra una polemica, non lo è, lui spesso si accontenta, perché realmente la vita ci sta dando, soprattutto artisticamente ma anche umanamente, ci sta dando tantissime cose inattese, quindi realmente ogni giorno... Ogni traguardo che raggiungiamo, lui ne è soddisfatto. Io siccome sono di natura, questa è una rete siciliana, mai mi inco, punto sempre a qualcosa di più, punto sempre a qualcosa, perché dico sempre, meglio essere infelici, però cercare di raggiungere obiettivi possibilmente irrealizzabili, piuttosto che essere felici accontentandosi. Ok? Ma te la sei preparata questa risposta? No, perché non sapevo la domanda, però è talmente dentro di me. Sottolineiamo questa cosa, che i nostri ospiti non conoscono le domande. No. Chi è più importante tra voi due? Nel senso, chi è il più trainante? Questa è una domanda per entrambi, quindi può darsi che magari uno dice l'altro e l'altro dice l'altro. Io se ho ripreso a fare questo meraviglioso mestiere... Io lo devo a Salvo D'Antonio, c'è poco da dire. Okay. Non lo devo né alla mia passione. Quindi è lui il trainante del duo. Mi ha trainato, devo dire che mi ha trainato e con grande forza, con grande violenza, con grande impeto. Confermi? Sì. Confermi. Sì, 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 quindi allora lui si autoconferma che effettivamente lui è il trainante del duo. Sì, in molte cose lui, dipende. Però in modo particolare tu. Oggi mi ritrovo a essere promotore di... Io pensavo un po' l'inverso, se devo essere. Io oggi mi trovo a essere promotore di idee, promotore di visioni del futuro. Promotore scientifico oggi, pure? Promotore scientifico, magari. Però grazie. Ettore, devo dire grazie assolutamente a Salvo D'Antonio che mi ha rimesso su questa strada. Poi io a volte mi trovo a trascinarlo in dei progetti, però è stato lui. La polvere da sparo che ha fatto scaturire questa scintilla. Questa te la sei scritta, secondo me. Sì, sì, polvere da sparo. Nella mano, vedi l'altro giorno che c'era una che aveva ha fatto un'ospitata con le cose scritte. Ragazzi, tra poco vedremo la vostra videocanzone, che io ho appoggiato perché è una cosa meravigliosa, mi appartiene tra l'altro, però prima vi devo fare l'ultima domanda, l'ultima delle sette domande. Rapporto con le nuove tecnologie, tipo iPhone, iPad, Twitter, Facebook, hai soldi? Tu chi hai? Iniziamo con Salvo, Salvo D'Antone. Allora, che rapporto c'hai con questa tecnologia? Ti coinvolge, ti fa stare bene, la ritieni importante, non te ne frega niente, anzi, meno, insomma, è che fare meglio è. Ma per me è relativo, perché c'ho un telefonino da 20 euro, quindi non cerco cose particolari. Hai un rapporto pessimo, insomma. Dottore, allora. MP3. Un computerino Twitter semplice. Niente, no, Facebook niente. Sì, Facebook sì. Sì, ma non più di tanto comunque. No, niente di... Sono sicuro che appena faccio la stessa domanda a questo personaggio qui mi dirà invece l'opposto. Allora, secondo me tu c'hai la postazione a casa dove c'hai 3000 computer, iPad, poi che c'è, insomma, chi hai, chi Twitter, hai? iPad, iPhone, iPad, AirRulore. Quindi in poche parole, finalmente qualcosa che non vi appartiene, nel senso che lui è molto marginale questo rapporto, invece per ma te... guarda che il nostro gioco degli opposti in realtà, che sembra inscenato per il nostro cabaret, in realtà noi siamo opposti. Cioè non è solo una questione estetica su cui ribattiamo tanto, la presenza o meno dei capelli o della barba. Sì. Noi realmente siamo così, sì, io sono assolutamente dipendente dalle nuove tecnologie. Io metterei nel panierista il cellulare, io non riesco a immaginare una vita senza il cellulare. Il cellulare ormai fa parte veramente della quotidianità, senza la possibilità per lavorare, quindi, di connettermi. Però forse l'esagerazione scatta nel momento in cui la tecnologia diventa esageratamente costosa, esageratamente grande, come l'iPad, l'iPhone. Anch'io sono dell'idea che è sufficiente un telefonino da 20 euro. Allora, mi rivedo, così anche mia moglie, perché quella poi mi controlla il conto corrente. Amore, giuro, io non inseguo l'ultima tecnologia. Io però inseguo molto la tecnologia perché la trovo utile,
utile e indispensabile per il mio lavoro, per il nostro lavoro e per la mia vita. Bene. Però non ho necessità dell'iPhone 5, se un 4 o se un 3 non succede nulla. No, io non ne ho bisogno di iPhone. No, fare una foto di fondo, non è bisogno, battuta. Allora ragazzi, video canzone del duo di coppe, ovvero Diego Strano e Salvo D'Antone. Una canzone degli anni 70 e questa insomma potrebbe essere una cosa normale, perché non dico che sono anziani, però la canzone che hanno scelto è veramente una pietra miliare della musica leggera italiana ed è la famosa Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Allora adesso noi ce l'ascoltiamo insieme alle vostre immagini fotografiche e poi dopo dovete spiegarci voi che con gli anni 70 cosa c'entrate, soprattutto con questa canzone di Alan Sorrenti, ok? Preparatevi il compitino. Va bene. Guardiamoci quindi la video canzone di Diego e Salvo, Figli delle Stelle, Alan Sorrenti. Finisca di ballare, perché questa è una canzone che stanca, perché è piena di energia, è bellissima. Bella. Figli delle Stelle, la canzone scelta dai nostri due ospiti
Salvo D'Antone e Diego Strano, nonché il duo di Coppe. Poi lui vagamente ci somiglia ad Alan Sorrento. Non glielo dire, perché sennò poi dopo... No, vagamente ci somiglia. Ci somiglia all'Alan Sorrento. Allora ragazzi, l'avevamo detto prima di ascoltare la canzone, dovete darci la motivazione perché avete scelto insieme questa canzone, tra l'altro. Allora, Salvo, perché avete scelto questa canzone? Ma perché un po'... Noi amiamo gli anni 70 come musica. Mm. Ci rispecchiamo un po' questa canzone a noi. È una canzone che fa sognare, sì, no? Sì, sì, perché è bella, in ogni frase ci... bella, bella. Vi rivedete sì, bene. Sì, sì, sì. Adesso... Sembra la scuola di rispondi tu. Adesso che lui ha risposto così, il problema è tuo e chiudere. Cambiare, cambiare. Cambiare, sì. No, abbiamo scelto questa canzone perché in effetti ci si rivede, ma sai perché? Perché credo che tutti gli artisti siano figli delle stelle. Noi altri... E vederci in questo video mi ha fatto emozionare e ti ringrazio. Un bel montaggio. Bellissimo. Non ti dico grazie per la canzone perché ce la siamo scelta noi, però vederla accostata alle nostre immagini è un'emozione fortissima, perché ti rendi conto, vedendo questo video, con quante persone abbiamo avuto a che fare, con quanti artisti abbiamo lavorato, con quanta gente ha lavorato con noi in veste di collaboratori ai nostri sketch, in veste di anche di importantissimi, semplici ma importantissimi fan. Che sono in queste immagini. Bene, avete finito? Quindi, sì, ogni artista è figlio delle stelle, perché si esibisce la notte e perché sogna di essere il figlio di qualcosa che è nel firmamento degli artisti. Sì, si stanno un po' arrampicando. Però, tra l'altro, qua mi sono mangiato, mi fai un attentato, perché ho mangiato il prosciutto con la bandiera dell'Italia e della Spagna, che mi ha portato a un retaggio che mi ricorda una partita persa in finale. Togliamoci qui, che va bene ragazzi, allora adesso che abbiamo visto la vostra videocanzone, abbiamo chiuso la vostra mezz'ora a disposizione, speriamo di avere dato un quadro ancora più particolare dei nostri ospiti. Non ho visto il sangue, pensavo che litigasse. No, no, alla prossima. No, dopo. Vanno talmente d'accordo, quindi. Ci fermiamo? Sì, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi ci ritroveremo tutti insieme appassionatamente, sempre qui su Sesta Rete con Scusi, lei che prende? A tra poco.